Ciao a tutti, oggi parliamo di Mkhitaryan, ma prima, se sei un appassionato di calcio, beh, iscriviti al mio canale perché ogni giorno ci sarà un nuovo video di calcio, per cui clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che riceverai una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Stiamo parlando di Mkhitaryan, centrocampista dell'Arsenal, che quasi sicuramente sarà costretto a saltare la finale dell'Europa League. E questa volta non c'entra una squalifica, non c'entra un cartellino giallo, ma c'entra la politica. Perché la UEFA, in modo un po' astruso, ha deciso di far ospitare la finale dell'Europa League a Baku. Baku è la capitale d'Azerbaigian, uno dei paesi in cui la libertà di espressione è al minimo livello mondiale. Ti ho parlato già di Baku e del problema degli europei, trovi il link al video qua sopra. Mkhitaryan è armeno e da anni gli armeni non possono entrare in Azerbaigian e la UEFA ha le mani legate perché può solo richiedere al governo dell'Azerbaigian di far entrare Mkhitaryan nel paese, ma non è mai successo in passato e quindi sembra improbabile che il giocatore dell'Arsenal possa rientrare e disputare la finale di Europa League. Questo perché la UEFA ha deciso di permettere all'Azerbaigian di ospitare la finale di Europa League. L'Azerbaigian, come ci ho già detto nell'altro video, è uno dei paesi in cui la libertà di espressione è ai minimi termini e quindi è molto difficile anche per i tifosi andare alla finale perché dovranno stare particolarmente attenti a quello che fanno e quello che dicono. E purtroppo la UEFA ha chiuso gli occhi e ha accettato i soldi, tantissimi soldi dell'Azerbaigian, che è uno dei paesi più ricchi del mondo grazie al petrolio, però è anche uno dei paesi più corrotti e dove la libertà di espressione è ai minimi termini, dove se sei contro il governo finisci in carcere molte più delle volte. La stampa, il web, i siti internet, le radio sono controllate dal governo e l'opposizione è quasi sparita. Quindi, nonostante questo, nonostante la UEFA combatta contro il razzismo e punisca le squadre che fanno i burazzisti, però ha chiuso gli occhi qua, consentendo a Baku, la capitale dell'Azerbaigian, di ospitare la finale dell'Europa League. E adesso per l'Arsenal ci sarà un grosso problema, perché quasi sicuramente Mkhitaryan non potrà disputare la finale di Europa League, in quanto gli armeni non sono ammessi in Azerbaigian. Ecco, questo è un gravissimo errore da parte della UEFA. Vedremo se riusciranno a porre rimedio, però, come ripeto, la UEFA ha poco da fare, può porgere una richiesta all'Azerbaigian di accettare, ma abbiamo già visto come questo sia molto difficile. Non solo, ma Mkhitaryan già in passato ha saltato tutte le partite che si sono disputate in Azerbaigian. Certo, quelle non erano la finale di Europa League, in questo caso sarebbe diverso, però è difficile credere che Mkhitaryan potrà disputare la finale di Europa League. Voi che ne dite? Scrivete nei commenti qua sotto. Ciao!